esclusivamente. Beh, sì, ma il futuro è così, sempre lo rifiutiamo, ma poi allora, ci ritroveremo fra 20 anni. Ho capito, ma noi fino a quando possiamo cerchiamo di mangiare cose possibilmente calabresi, come siamo in Calabria. Soprattutto patate con funghi porcini e un po' di cipolla che non guasta. Ah, e sì, fuori una boscaiola. Sì, sì, un piatto tipico del tuo ristorante. Esatto. Una bella entrecotte da Giampiero, da Mamma Rosa. Facile da raggiungere, tra l'altro accanto alla Due Mari, basta uscire lì a Palazzo e sì, poi si vede subito la Mezza Sud. Sì, nell'Istimo. Si vede nel famoso Istimo. Ma poi insomma tu sai che ieri c'è stato il derby Catanzaro-Lamezia, sì. Ma insomma la vogliamo finire con questa rivalità tra Catanzaro e Lamezia, che tanto, diciamocelo chiaramente, siamo destinati a diventare la stessa città. Quindi anche Lamezia, lei lo ricorderà, avvocato, è nata dall'unione di tre paesi diversi, no? Sambiase e Sant'Eufemio. Ma la nascita di questa città, no, lei ricorda, avvocato, suscitò un certo tipo di entusiasmo, ma fu anche merito di tanti catanzaresi se si arrivò alla realizzazione di questa idea. L'artefice principale mi pare fu il senatore Perugini, lei ricorda qualcosa? No, Perugini è piuttosto recente. No, il senatore, sì, 40 anni fa, quello che contribuì a realizzare... Sono 40 anni fa, non sono molto, 40 anni fa, io ero notte, ero uno studente universitario. Non era fra le braccia di Morfeo ancora. No. Lo sono ora però. Cercheremo di... Però dobbiamo dire che questa Catanzaro è stata pure impoverita, Da cosa? Con le nuove province, Crotone e Vibo Valentia. Si è decentrato quello che non era più gestibile. Si sono tagliati due polmoni. Vabbè, per questo dobbiamo rafforzare con Lamezia, una, diciamo, come dire, certo, condividere insieme delle opere, certo, del futuro sviluppo. Certo, il destino è quello di... Factum, se vogliamo, factum fieri nequit. Io riaccorperei l'unica provincia. Vabbè, adesso Florino, lei da ex politico non tenti di contaminare la nostra... Noi abbiamo le contaminazioni... Stanno eliminando le province, vogliono in futuro. Babbo, ma non tentiamo di contaminare questa trasmissione con la politica, vi prego. No. Già noi contaminiamo con la cultura ma con la politica non la contaminiamo. Mi sono permesso di fare una frase che evita nettamente il discorso politico. Che ci vuole tradurre a beneficio di coloro i quali non hanno avuto modo di studiare il latino. Ah. Il fatto non può mai diventare non fatto. Un fatto c'è stato, dunque. Un fatto c'è stato, è finito, basta. Certo. Ma non si tratta di campanilismo di politica, si tratta che non funziona il tessuto sociale. Daremo una trasmissione. Beh, dovremmo riparlare però in un'altra trasmissione, Florino. Intanto limitiamoci a ribadire che questa sera, secondo me, non so se Roberta condivide il mio pensiero, è stata una trasmissione particolare perché è incentrata su una materia prima, qual è la carne, che tutti noi siamo abituati a vedere spesso sulla nostra tavola, ma che non conosciamo, secondo me, per come dovremmo conoscere. Grazie a Giampiero di Mamma Rosa abbiamo avuto modo non solo di conoscere quasi il tessuto e i vari tagli, le varie denominazioni della carne, ma soprattutto abbiamo avuto dei suggerimenti su come prepararla in maniera semplice e veloce. Velocissimo. Un elemento comunque così genuino e così nutriente. Ecco, e il tutto naturalmente preceduto da un bel paio di piatti di carne, di cui uno a base di funghi porcini e un altro semplicemente alla griglia. Sì, tutta la griglia, la carne, però I primi piatti con della pasta fresca e dei funghi porcini, il primo piatto, fungo porcino che è stato leggermente soffritto, sempre ricordiamo, in modo tale da creare una consistenza cremosa, e poi i famosi strozzapreti, che sono una pasta tipica calabrese che si può reperire in tantissimi supermercati, ormai o in negozi di pasta fresca, abbinati a un po' di nduglia che va sciolta e non soffritta nel tegame, e poi abbinata a un bel sughetto di pomodorini che possono essere anche acquistati scatolati perché ce ne stanno di buona qualità. Non finiremo di ribadire anche la splendida coreografia di ogni piatto, come dicevamo, certo, anche prima. Certo, abbiamo utilizzato anche l'avvocato e devo dire che questo è stato il riassunto che ci ha portato al termine di questa puntata.